Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui nel giardino dei frati minori cappuccini, per raccontarvi quello che accadde il 1° giugno 1915 da Pietrelcina, perché Padre Pio era a Pietrelcina anche da sacerdote. Ecco, lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto spesso, una strana malattia lo costringeva a vivere a casa, una malattia che era permessa dal Signore, perché grazie anche ai suoi direttori spirituali, a Padre Agostino e Padre Benedetto, che era il suo ministro provinciale, ecco, il giovane Pio da Pietrelcina, quindi siamo nel 1915, già da 5 anni sacerdote, poteva continuare a stare a casa. Ecco, cosa straordinaria per la vita di un sacerdote, frate minore cappuccino, quindi religioso, che invece deve vivere in comunità con i frati. Oggi, in questa giornata del 1915, scrive a Padre Benedetto e gli racconta qualcosa di particolare che gli accadeva. Ecco, a me mi accade da molto tempo addietro che quando viene Gesù, quelle cose che tanto a me stanno a cuore di dimandargli se ne sfuggono e solo ricordo quello che Gesù vuole che ricordo. Come pure è solito accadermi quando Egli viene, che mi sento spinto da un moto irresistibile di pregare, quindi raccomandare a Lui delle persone non mai viste e di cui non ho mai sentito parlare, e quindi chieder per queste quelle grazie che non mi passarono mai per la mente. A dire il vero, scrive ancora Padre Pio a Padre Benedetto, non mi è successo mai che con questo nuovo modo di pregare abbia qualche volta il Signore lasciate inesaudite le mie suppliche. Non mi meraviglio tanto di questo mistero, scrive Padre Pio a Padre Benedetto, qualche volta mi metto a piangere come un bambino perché non mi sovviene di chiedere a Gesù quello che tanto mi sta a cuore. Come ciò avviene, io non so capirlo, temo fortemente l'inganno del nemico e chissà, me ne vado pensando, che non sia io veramente nella rete del nemico. Aggiungete a tutto questo che il fin detto più che mai si va dicendo ordinario per me da non molto tempo in qua. Padre, credetemi, una delle tante spine che concorrono a rendermi sempre più aspro il martirio è appunto questa. Voi non potete supporre di quanta afflizione e di quanta desolazione mi riesce questa nuova spina. Parlatemi a riguardo e non vogliate mantenere più il stretto silenzio su questo punto importante, tanto importante per me. Di questo appunto volevo ancora pregarvi. Non vogliate, per amor del cielo, mantenere il silenzio su questo punto, che sarebbe questo vostro silenzio per me una tacita approvazione di ciò che mi vado pensando, cioè essere io nell'inganno.